Telespettatori di Faro TV, ben ritrovati. Una volta a calcio si giocava su campi in erba naturale, nella migliore delle ipotesi, oppure in campi in terra, o peggio ancora. Da un bel po' di tempo l'alternativa ai campi in erba naturale è costituita dai campi in erba sintetica. Un orientamento che qualcuno ha compreso con largo anticipo. Qui al centro polivalente Nicola May, per anni identificato convenzionalmente con il nome di Biricocco dall'attività di ristorazione che sorge nei pressi, il campo in erba sintetica è stato posato una ventina d'anni fa. È sulla scorta di quella felice intuizione che ora, una volta che il vecchio tappeto è risultato usurato, si è deciso di investire su un nuovo campo in erba sintetica da calcio a 8 che viene inaugurato oggi, venerdì 4 ottobre. Un investimento che intende rispondere alla richiesta sempre più estesa che arriva dal mondo dello sport di base giovanile, ma anche da quello amatoriale. Impegnarsi a favore dei giovani attraverso lo sport significa non soltanto spendersi in termini di tempo e fatica, ma anche investire finanziariamente, come è in questo caso, con un nuovo fondo in sintetico per questo impianto del centro polivalente Nicola May. Sì, effettivamente proprio per questo investimento dobbiamo ringraziare la società cooperativa agricola Falcineto, che comunque è la proprietaria dell'immobile, con il presidente May Claudio, che hanno avallato questo investimento e che ci permetterà poi di lavorare negli anni a venire nel migliore dei modi. Oltre alla società cooperativa agricola Falcineto, che comunque è la proprietaria e, come abbiamo già detto, è colei che ha avallato l'investimento, un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che ci assistono nella gestione ordinaria di questa attività. E ne posso elencare alcuni che sono l'ACOF, Paci Pagliari, Terra Bio, la BCC Fano, Pizzeria Robis e via dicendo tanti altri che non sto qui ad elencare, ma li ringrazio vivamente tutti. Siete stati un po' i precursori qui a quello che è stato per anni definito il Biricocco, per quello che riguarda appunto la posa di un sintetico. Era quello il futuro e voi l'avete individuato per tempo. Sì, si può dire che la nostra storia parte ancora prima. Questa associazione sportiva c'è da 37 anni e da 37 anni a questa parte sempre con lo stesso presidente, che è Giuseppe Sorcinelli. E clienti storici del nostro, impianto sportivo sono la scuola calcio SD Real Metauro, che tra l'altro è alle nostre spalle, per poi arrivare al CSI Fano di Marco Pagnetti, con presidente Marco Pagnetti, e non scordiamoci degli amatori che tutte le sere di tutte le settimane riempiono i nostri campetti. Giovani, amatori e chiunque voglia approfittare di questo splendido nuovo fondo in sintetico e sperimentarne gli effetti. Certo, sì, i campetti nostri, come tutto il nostro centro, quindi anche il ristorante e la sala, vengono frequentati da tantissime persone che ringrazio, e a partire dai più giovani, arrivare meno giovani, sportivi e non sportivi. In effetti, accanto al campo da calcio a 8, quello da calcio a 5 e poi il ristorante, la sala polivalente, insomma un centro di aggregazione sociale che catalizza più interessi della zona e non solo. Sì, questo per noi è motivo di grande orgoglio, perché come abbiamo appena detto non è solo la parte sportiva dei campetti, ma con il ristorante e la sala riusciamo a coinvolgere, a includere tantissime persone, e questo ci fa enormemente piacere. Tra i principali fruitori di questo impianto del centro polivalente Nicola May, la Real Metauro 2018 con la sua leva di giovani, di quanti ragazzi e bambini parliamo? Allora, abbiamo un movimento di circa 400 tesserati tra l'attività di base che vedete in questo momento presente qui su questo impianto e l'attività agonistica che fruisce di un'altra location, e la nostra prima squadra di ragazzi un pochettino più adulti. E in questo caso vediamo l'attività di base, i più piccolini, che per questioni
sia di tipo anagrafico che di tipo formativo, e usufruiscono di questi impianti per la qualità stessa dell'impianto, per dare priorità all'aspetto tecnico, e i ragazzi di quest'età ne hanno veramente bisogno. Il presente e il futuro è nel sintetico. Senz'altro, per quanto riguarda la formazione e l'allenamento, penso che sia una cosa ormai primaria, quindi avere la possibilità di garantire delle superfici adatte e anche in questo caso di condizioni meteorologiche proprio non eccelse, e la disponibilità dell'impianto è sempre garantita. Fondamentale nel sostenere lo sforzo del privato la vicinanza di un istituto di credito. In questo caso la Banca di Credito Cooperativo di Fano. Non è la prima volta che ci troviamo ad inaugurare impianti che richiedono appunto un impegno finanziario da parte del privato e che trova sponda appunto nell'attenzione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Beh, la nostra banca è una cooperativa, quanto più dietro una cooperativa che inaugura un campo, un'attività per lo sport, per i giovani, è d'obbligo esserci, noi ci siamo. Anche perché appunto si tratta di un impianto utilizzato prevalentemente da bambini e ragazzi, e questo è un valore aggiunto. Certamente, siamo sponsor di tutte le realtà dove ci sono giovani, bambini che si avviano al gioco del calcio, più per anche un fatto educativo per questi ragazzi, per non abbandonarli nella strada, come spesso succede, e non va bene. Crediamo nei gruppi e quindi anche in questo gruppo che la cooperativa sta portando avanti, un nuovo campo e nuove attività, e ben vengano. Real Metauro 2018, che si pone come realtà onnicomprensiva occupandosi di tutta una serie di località della Valle del Metauro. Sì, allora noi nasciamo appunto, come dice il nome stesso, nel 2018, ed è una realtà che nasce principalmente nei comuni di Cartoceto e di Colle del Metauro, però investe anche i bambini e le bambine del territorio del comune di Fano e, come oggi possiamo testimoniare, occupando anche, diciamo, degli spazi che ci vengono concessi per gli allenamenti dei nostri ragazzi anche sul territorio di Fano e in particolar modo qua al centro polivalente Nicola Mei. Un movimento molto consistente, molto ampio, che richiede anche uno sforzo umano ingente. Di quanti tecnici parliamo, di quanti dirigenti e accompagnatori parliamo? Sì, l'impegno è notevole perché abbiamo praticamente sui 400 tesserati, dalla prima squadra al più piccolo che quest'anno è nati nel 2019. Quindi su 400 tesserati abbiamo oltre 20 allenatori, tutti con le qualifiche che ci richiede la Federazione Italiana Gioco Calcio, perché noi siamo comunque una scuola calcio qualificata, cioè di terzo livello, quindi ci sono delle particolari richieste dalla federazione per arrivare a questo ambito riconoscimento. I nostri 20 oltre tecnici sono tutti qualificati, così come i nostri dirigenti, anche qua parliamo di dirigenti associati, sono 12, poi i dirigenti accompagnatori sono oltre 30 dirigenti che ogni fine settimana accompagnano appunto le squadre sui campi di calcio. Quindi anche i dirigenti fanno parte di questa realtà e anche i dirigenti, diciamo così, partecipano spesso e volentieri a dei corsi di aggiornamento su tutto quello che è soprattutto il mondo del calcio giovanile, con tutte le tematiche, dalla tutela dei minori a tutte le varie sfaccettature che appunto impone l'attenzione particolare su questo mondo giovanile. Il
centro polivalente Nicola May è stato conosciuto per lunghi anni, ancora adesso viene identificato come Biricocco dal nome del ristorante che sorge accanto. Ristorante che naturalmente trae grande beneficio da questa connessione con gli impianti sportivi e anche con la sala polivalente. Sì, esattamente, il nuovo impianto è stato creato qua all'interno della struttura, sarà per noi un punto di forza e sicuramente anche per chi verrà a giocare a calcetto e a calciotto avrà possibilità di mangiare una pizza dopo o di fare un aperitivo prima, sarà diciamo un servizio che offriremo in più per chi usufruirà di questa struttura. Come vi volete caratterizzare come proposta? Noi sicuramente abbiamo una pizza di qualità, secondo me e anche secondo molti clienti ovviamente, elevata, un prodotto tutto italiano, con prodotti italiani di altissima qualità. Salutiamo oggi l'inaugurazione bagnata di un impianto sportivo rinnovato, nuovo fondo in sintetico, fondamentale nel cercare di soddisfare una richiesta sempre più vasta, contare sulla disponibilità e l'efficienza del privato. Sì, ringraziamo la società perché ha investito su questo campo, che è un bellissimo, tra l'altro, centro sportivo molto utilizzato dalle società sportive anche del nostro territorio e non solo, e che ovviamente dà una risposta, aiuta a dare una risposta in termini di impiantistica alla grande esigenza che oggi c'è nel comune di Fano, che, come abbiamo detto più volte in questi mesi, abbiamo ereditato una situazione veramente preoccupante per quanto riguarda l'impiantistica sportiva in genere, sia indoor che outdoor, e però stiamo cercando di metterci mano. Laddove possibile stiamo già intervenendo, siamo intervenuti con delle risorse, con ad esempio il sintetico che abbiamo previsto anche al campo Carissimi, quindi una risposta che quel quartiere, quella società sportiva attendeva da anni. Ovviamente non basta, e quindi laddove non riesce a arrivarci la pubblica amministrazione, il comune, ci arriva il privato, e di questo lo ringraziamo. Sicuramente possiamo solo che offrire la nostra, oltre che gratitudine, offrire la nostra collaborazione. Privato da una parte, pubblico dall'altra, ma anche pubblico e privato insieme. Pubblico e privato insieme è la chiave per buttare giù alcune barriere che ci sono state anche in questi anni. Noi abbiamo attivato in questi mesi una collaborazione molto stretta, abbiamo coinvolto imprenditori in un consorzio, Fano Sport, che lavorerà ad ampio raggio su tutto lo sport fanese, è chiaro, in prevalenza al calcio, perché è per quello che diciamo è nato, su quell'emergenza calcio, e sul calcio, anche sull'impiantistica, so per certo, anche dalle ultime riunioni che ha fatto il consorzio, che vorranno dedicarsi anche all'impiantistica. Un'ulteriore dimostrazione del dinamismo, dell'efficienza e dell'intraprendenza dell'associazionismo anche in campo sportivo, questa inaugurazione del nuovo fondo in sintetico del campo da calcio 8 del centro polivalente Nicola May. Sì, assolutamente sì, un ringraziamento particolare in questo caso alla società sportiva Falcineto, che è un punto di riferimento della nostra comunità, del nostro territorio. Questo investimento è un investimento sicuramente molto importante, non scontato, ma significa che intorno a Falcineto, quindi alla società sportiva, anche alla cooperativa, c'è grande fermento, c'è grande voglia di rilanciarsi, quindi è un investimento privato per la quale io ringrazio veramente gli investitori, quindi tutta la famiglia May, e che sicuramente darà una grande opportunità agli appassionati di sport, in questo caso di calcio, per potersi divertire appassionatamente. Uno sforzo in particolare rivolto ai giovani e agli amatori, sono due grandi platee. Assolutamente sì, i giovani hanno bisogno di potersi divertire, aggregarsi, e questo sicuramente è un elemento positivo per far crescere meglio e in salute i nostri ragazzi, ma anche tutti gli appassionati, che comunque dagli amatori, non solo, vedo anche diverse realtà, comunque enti del terzo settore e enti sportivi che comunque collaborano con loro per far crescere il movimento calcistico anche, diciamo, al di là dell'aspetto professionistico. Questo
l'impianto è stato sempre uno degli snodi dell'attività amatoriale del Centro Sportivo Italiano e continuerà ad esserlo a maggior ragione ora che è stato rifatto il fondo. Beh sì, sicuramente per noi anche questo campo diventa un lustro importante per il nostro campionato che ormai è alle porte. Infatti la settimana prossima inizieremo il 35esimo campionato di calcio a 8 dove avremo 22 squadre tra Fano e Pesaro. Giocheremo, oltre a giocare qui in questo rinnovato campo, che ringrazio veramente la cooperativa Falcinetto per averci dato a disposizione un campo nuovo praticamente, ringrazio anche tutte le altre strutture del territorio. Ovviamente ringrazio in particolare me, Alessandro, con cui ho piacere sempre di interfacciarmi, perché comunque abbiamo fatto un cammino insieme, ci hanno dato sempre fiducia e quindi siamo contenti di essere anche oggi noi qua all'inaugurazione di questa bellissima struttura. All'interno della grande sala del Centro Polivalente Nicola May anche una scuola di danza. Di quale tipo di attività parliamo? Allora, parliamo di ballo di coppia e balli di gruppo e country, ma principalmente ballo di coppia, che va dai bambini fino a tutto il settore degli adulti. Quali persone partecipano a questa attività e quale passione ci mettono? Allora, una grande passione dai bambini alle persone adulte, perché vengono qua con lo spirito di imparare a coordinarsi, divertirsi i bambini per poi trasformare questo in un'attività sportiva. L'adulto viene un po' per fare festa, diciamo, e aggregazione, poi si appassiona così tanto al ballo che sinceramente fa fatica a lasciarlo. Sono anche quelli bravi bravi? Ci sono anche quelli molto bravi, poi la bravura è in tutti, basta mettersi in gioco e voler migliorare quello che riguarda il settore della danza, che è un ambiente bellissimo. Molti lo hanno già fatto, ma perché scegliere la danza? Perché la danza diventa uno stile di vita, perché dà talmente tanta gioia che poi non si può fare a meno.